Se da un lato la corsa è una droga, allora sembra assurdo, ma anche smettere di correre diventa una droga, allo stesso identico modo. Se è vero che la voglia di migliorare è un impulso irrefrenabile, allora è altrettanto vero che piano piano anche la paura di faticare, dopo la prima volta, crea dipendenza. Una dipendenza fortissima e prepotente, che ti divora gli organi e ti sconquassa le cellule. Non vi preoccupate, non smetto di correre né di fare video. Queste sono parole di Stefano Frascoli, tratte dal suo libro Correre nel vento. Prefazione di Giordano Benedetti. Ciao a tutti, sono Giordano Benedetti. Anch'io seguo il mezzo fondiere. Io e Ste siamo dei bravi amici, come dimostrano tutti i video che ho dedicato alla sua attività di scrittore. E d'altra parte, come si fa a non sostenere uno che ha costruito un intero universo fantastico attorno all'atletica? Sta roba qua è rara. In questo libro e nel suo successore, Il demone della corsa, Stefano è riuscito a catturare molti aspetti, anche oscuri, della mente di noi atleti. E se il primo è un po' più ancorato alla realtà, il secondo prende proprio il volo in un delirio fantastico. Ma tutti e due non scherzano con le atmosfere da sogno. Ho trovato dei racconti che mi hanno impressionato, appunto perché mi ci sono ritrovato come sensazioni in quanto atleta. Tra questi, la droga del fallimento, da cui ho tratto quelle righe che vi ho letto a inizio video. Ho una vicenda personale legata a quello che si dice qui. E così quando Ste mi ha chiesto di recensire tre racconti in attesa che scriva il suo terzo libro della serie, che sarà un romanzo, già annunciato, ho deciso di partire proprio da questo. Contesto. Per chi non lo sapesse, correre nel vento è diviso in quattro parti, come le quattro sezioni di un 800 metri. È una metafora. Col passare dei metri la fatica corrisponde a una maggiore consapevolezza dei personaggi. È un passo avanti nella parabola della loro carriera atletica. Siamo nella sezione dai 200 ai 400 metri. Dunque qualche problemino inizia a farsi sentire. Qualcuno pensa di mollare. Il bello è che lì per lì nemmeno se ne accorge. Storia. C'era tanto tempo fa un atleta, quando ancora io correvo, che dopo due o tre annetti in cui aveva tenuto discreti risultati, tutto a un tratto iniziò a comportarsi in modo abbastanza insolito. Immaginatevi un gruppo d'atleti come tanti, di mezzofondisti in particolare, Stefano è anche lui mezzofondista, che per riscaldarsi fanno ogni volta quattro giri di un percorso. C'è questo giovane che è iniziato da poco ma sembra promettente, poi l'alpinista. Figura che diventerà fondamentale nel demone della corsa, ma qua è ancora un atleta normale, anche se molto saggio. Un bel giorno il giovane decide di riscaldarsi un giro in meno. Che differenza può fare, no? E infatti nessuno ci fa caso, tranne l'alpinista, che ne esce leggermente indispettito. Accelera un po' il ritmo quando quell'altro lascia, per dimostrare che non vuole averci niente a che fare. Ad agosto questo qui ha voluto prendersi un mese di ferie, assicurandosi che avrebbe corso da solo in libertà. Ma a settembre era divenuto irriconoscibile, abbronzato dalla testa a piedi e visibilmente ingrassato. Inutile dire che in quel mese nemmeno una gara gli andò bene. D'autunno decide che non correrà le campestri e verso la metà di novembre nessuno lo rivide più al campo. Che è successo? Solo allora l'alpinista, silenzioso come le montagne che scala, prende la parola per spiegare agli altri cosa c'è dietro a questo comportamento. Quello che vi ho letto a inizio video. È una droga. La droga del fallimento. Significato. Non si smette mai di punto in bianco. Mai. Piuttosto si comincia sempre con atteggiamenti a prima vista banali, che però andando avanti trovano la loro ragione. L'abbandono è infatti la conseguenza estrema di una serie di piccoli sintomi, come un virus letale che piano piano ti consuma dall'interno, senza che tu te ne accorga, finché un bel giorno scopri che per te è troppo tardi. Ora, rendetevi conto di quello che ho pensato quando due miei compagni di squadra vollero fare un giro in meno nel riscaldamento prima di una gara. Praticamente l'ho costretti a chiudere il giro con la forza, mi sembrava la profezia di Stefano Frascoli che si stava avverando. E forse non sarà per questo, ma a distanza di due anni questi due atleti corrono ancora. Coincidenze? Io non credo. Ma qualche volta, soprattutto in seguito ad infortuni, questa voglia di adagiarsi ha rischiato di contagiare anche me. Sicuramente Stefano non sarebbe d'accordo. L'atletica è l'ultimo appiglio che abbiamo per continuare a sognare in questo mondo gretto che ci spinge al conformismo in cui non c'è spazio per la poesia. Un mondo verso cui il nostro giovane protagonista sta andando convinto di fare la scelta giusta. Non sa che è proprio la fatica che sta abbandonando a dare un senso all'esistenza. E lo hanno capito gli amici che hanno continuato a correre. Accasciate a terra dopo l'ultima distanza corsa a tuono, ti porgeranno i loro saluti con mano tremolante. E solo allora saprai cos'è la vera sconfitta. Questo è il primo di tre racconti della miniserie che vi porto sul demone della corsa e su correre nel vento. Restate connessi perché i prossimi saranno ancora più densi di significato. Se pure a te sta roba ti interessa, forse dovresti contattare Stefano Frascoli per ottenere almeno uno di questi libri. D'altra parte il tempo che ho a disposizione è poco, quindi non riuscirò a trattare tutto quello di interessante che c'è qua dentro. E se pensi che la mia sia una vile marchetta per i soldi,
Non sai quanto si guadagna con l'editoria. Seriamente invece, se le sensazioni che vi ho descritto le avete provate pure voi come atleti, in questo oppure in altri racconti di Stefano Frascoli, scrivetelo qua sotto nei commenti. Come sempre, ciao atleti, io sono in mezzo fondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.